Siamo a Padova al B-Comics, sabato e domenica, pieno di fumetti, videogiochi, anime, manga, cosplay. Tante passioni, tantissime persone, ancora di più rispetto agli anni scorsi, qui radunate, unite da una passione comune verso mondi fantastici, mondi di immaginario che però ispirano e guidano anche la vita reale, probabilmente grazie ai valori che trasmettono. Abbiamo chiesto ad alcuni di questi giovani, ad alcuni di questi ragazzi di raccontarci perché sono venuti qui travestiti da personaggi dell'immaginario e quali valori in qualche modo si sentono di interpretare a partire dai loro beniamini virtuali. Ami, in Italia c'è sempre più voglia di Giappone, di contenuti che arrivano dal paese del Sollevante, ma tanto che ispira le giovani generazioni. Sì. Perché c'è questa attenzione per il Giappone? Ah, ma secondo me questo di pop culture, quindi riguarda anime, poi e anche J-pop ultimamente, che c'è abbastanza moda in Italia, che queste cose che hanno portato insomma in Italia alla passione per il Giappone, per il nostro paese, secondo me. Valori! Allora, siccome tipo anime, anche giochi, queste cose qua, sono molto unici, che ci sono solo in Giappone, che appunto poi, siccome noi giapponesi abbiamo anche delle emozioni molto particolari, profondi, che sprendendo questa cosa nell'arte, quindi anime, queste cose qua che secondo me abbiamo portato insomma ispirazione in Italia, nuova ispirazione in Italia, che poi forse la gente si è molto ispirata da questa cultura molto particolare giapponese. Allora, in Giappone la gente, no, pensa sempre agli altri, quindi tipo nei treni, eccetera, noi siamo sempre in silenzio, però in Italia c'è la libertà, quindi qualsiasi persona, ogni persona fa quello che vuole, nel senso tipo parlare, chiacchierare sempre. E all'inizio era molto caotico per me, però adesso è davvero anche molto positivo, perché purtroppo i giapponesi si bloccano spesso perché pensano solo agli altri più che se stessi, quindi si bloccano e limitano. Però in Italia, no, c'è proprio il concetto dell'amore proprio, quindi ognuno pensa molto a se stesso, che poi secondo me è molto positiva questa cosa. Nella spiritualità giapponese forse avere tanta pazienza, perché qua in Italia è noto che a volte le persone non sono molto pazienti. Grazie mille! Arigato gozaimasu! Qual è, nel mondo della fantasia, nel mondo degli anime, dei manga, qual è il personaggio che ti piace di più e che valori ti trasmette? Qualcuno del studio Ghibli, perché in generale trasmettono messaggi molto importanti e sono anche molto belli visivamente. Senza finzione, senza fantasia, non credo che sarebbe facile vivere una vita piatta. Wolfhood di Trigun, manga slash anime che ha avuto paio di serie, un film uscito all'anniversario, ti assomiglia molto al mio carattere effettivo. Più banale, essendo cresciuto con tutti gli anime, manga, shonen, la resilienza, il fatto di non mollare mai, anche per le piccolezze, andare avanti. Sto interpretando Alucard di Helsing Ultimate, quello già due versioni di Helsing, quello del 2000 e quello nuovo di Ultimate. La sua sfrontatezza quando ho il tempo libero, diciamo, almeno qualcosa da occuparci dentro. Siamo con Lorenzo Silvestrino del Kissa Shop di via Morgagni, un evento, una festa, fumetti, fantasia, immaginario. E perché è così importante per questi giovani e non meno giovani ritrovarsi? Beh, perché comunque è un momento di aggregazione importante, divertente, dove in un luogo solo tutte le realtà o molte delle realtà legate al mondo del fumetto, degli anime, dei giochi si riuniscono, e quindi in un colpo solo, in una giornata, puoi godere di moltissime opportunità di questo mondo in pochissimo tempo. Da 3-4 anni a questa parte, diciamo post-Covid, il mondo del fumetto è passato la ribalta rispetto a una volta che era solo una passione per pochi. Adesso è diventata una cosa di fruibile per tutti.
credo che il mondo del gioco e del fumetto risponda un po' a un'esigenza di evasione, di divertimento, ma anche di pensiero più profondo e anche di, insomma, è un mondo molto complesso, non è difficile risolvere in poche parole. Kirito. Asuna. E nome vero invece? Mattia. Anna. Da dove venite? Milano. Anche io Milano. I personaggi che state interpretando, che valori portano secondo voi e perché avete scelto questi? Io spesso nel mio personaggio ho visto una resilienza che ho apprezzato molto, una volontà di andare avanti nonostante tutto e anche contro tutti letteralmente, perché nel cartone siamo, diciamo che sono molto correlati i personaggi e lottano in coppia contro più o meno tutto, e è una cosa che ho apprezzato molto. Direi onore, coraggio e senso del dovere. Resilienza. Quello che mi ha colpito di più, soprattutto della prima stagione, è stata la forza con la quale i personaggi abbiano trasformato questo gioco nella loro vera vita, perché di fatto è questo che è successo. Adesso non voglio fare troppi spoiler, ma questo, diciamo, è tutto contenuto nel primo episodio, quindi non mi arrischio a dire troppo. Quindi sì, questo coraggio, a me ha colpito molto il coraggio dei personaggi, direi. E alla fine il fatto di comunque godersi la vita, perché a un certo punto si sono abituati ed è diventato da un gioco straordinario la quotidianità, quindi la capacità di adattamento dell'uomo è, penso, anche uno dei maggiori temi che sono contenuti. Non mollare mai e il non lasciarsi andare, continuare finché non si raggiunge il proprio obiettivo fino alla fine, è una cosa che può essere di ispirazione anche tutti i giorni, secondo me. Nella vostra realtà di tutti i giorni, che ruolo ha la finzione? Si vi aiuta comunque in che modo? Io sono in realtà una studentessa di lettere moderne, quindi puoi capire bene come la finzione con la letteratura in generis abbia un ruolo preponderante nella mia vita. E a parer mio, creatività. La creatività ci vuole, cioè noi esseri umani siamo esseri creativi. A parer mio, se togli all'uomo la creatività, diventa un automa. Noi non siamo macchine, noi siamo esseri viventi dotati di sentimenti, dotati di capacità altre, e questo è affascinante. Io invece sono convinto che ognuno di noi abbia un proprio mondo in una maniera o nell'altra in cui eventualmente rifugiarsi o eventualmente andarsi comunque a sentire in pace, in un certo senso, e spesso nella difficoltà che si ritrova e che affrontano i personaggi delle varie serie TV, in ogni caso riescono a ogni tanto dare anche una spinta che ti fa sorridere anche durante la giornata, nonostante a volte sia comunque difficile in linea di massima. Personalmente è un qualcosa che è un mondo in cui ogni tanto immergersi permette di estraniarsi e anche sentirsi semplicemente in pace senza avere altri pensieri.